Ciao amici di Privacar San Cesario, la vedete dietro di me questa bellissima Audi A4 Avant, ma prima di andarla a vedere più da vicino vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare le notifiche per essere sempre i primi ad accedere alle nostre ultime offerte. Andiamo a scoprirla insieme. Bene, partiamo subito dall'avantreno e quello che colpisce subito la mascherina frontale bellissima, aggressiva e i gruppi ottici davvero molto belli. Sensori di parcheggio anteriori, pneumatici con battistrada ancora al 70%, tanti chilometri ancora da effettuare. Questi poi bellissimi cerchi in lega da 18 pollici che non hanno neanche un graffio. Parlando di carrozzeria, questo bellissimo bianco perlato, pensate, è tutta originale, non è stata mai riverniciata e non abbiamo trovato nessun tipo di graffio. Mi piace tantissimo anche il posteriore, guardate, belli gli scarichi cromati, doppio scarico cromato, sensori di parcheggio posteriori, telecamera posteriore e portellone elettrico. Bagagliaio con carico fino a 500 litri, davvero molto capiente. Abbiamo anche il doppio fondo e al di sotto troviamo alloggio anche la ruota di scorta. Bene, chiudiamo. Tra gli altri optional troviamo anche i vetri posteriori e il lunotto oscurati. Parlando invece della storia dell'auto, vi posso dire che è stata immatricolata per la prima volta nel 2019 ed ha percorso, per pensate, appena 24.800 km. È stata tagliandata veramente pochi mesi fa, ad aprile, quindi si può dire che viene consegnata con tagliando effettuato. L'auto è attualmente del secondo proprietario che l'ha presa dopo un noleggio, ma dato che il noleggio era stato effettuato durante il periodo della pandemia, ha effettuato davvero pochissimi chilometri. Bene, vi porto anche all'interno, dove troviamo i sedili che sono davvero in perfetto stato e corrispondono proprio ai suoi chilometri, perché sono praticamente nuovi, non hanno nessun tipo di segno di usura. Bellissimo il volante che è stato fatto installare dal proprietario del pacchetto S-Line, cruscotto tutto digitale, display per l'infotainment molto ampio e vedete tutti i tasti fisici sono tutte in perfette condizioni, non c'è nessun tipo di scorritura. Qui c'è il cuore dell'auto, il fantastico cambio Steptronic a 7 rapporti che adesso andremo su strada e ve lo farò vedere, vi mostrerò come va. Le prestazioni sono eccezionali. Parliamo della motorizzazione, che è un 2000 diesel da 150 cavalli, e vi posso assicurare che praticamente è la più equilibrata tra le varie motorizzazioni Audi. Infatti abbiamo riscontrato dei consumi davvero eccezionali, parliamo, pensate, di circa 17-18 km con un litro e delle prestazioni davvero al top. Abbiamo fatto il nostro rettilineo da 0 a quasi 100, ci siamo fermati a 95 km orari e poi abbiamo avuto una frenata davvero poderosa. Bene, adesso non resta che andarla a provare e vediamo davvero come si comporta. Andiamo! Sensazioni alla guida eccezionali, è una delle migliori auto che ho portato ultimamente. Ho fatto un piccolo tratto anche di autostrada e amici, davvero a 130-140 km/h i giri erano sempre fissi a 2000, senza rumorosità nell'abitacolo e con il motore anche davvero silenziosissimo. Come poi non apprezzare il volante che è stato fatto installare dall'attuale proprietario, volante del pacchetto S-Line con il taglio sportivo in pelle e alcantara. Anche a livello di sicurezza siamo al top di gamma, infatti abbiamo il Line Assistant, abbiamo il Brake Assistant, abbiamo anche l'avviso di collisione e anche soprattutto il Cruise Control adattativo. Bene, adesso faremo anche il nostro test solito per valutare l'accelerazione e la frenata. Vediamo questo meraviglioso cambio automatico Steptronic da 7 rapporti. Partiamo in leggera salita, ma non credo ci sarà un problema per quest'auto.
e impostiamo anche la modalità tramite il Drive Select, modalità Dynamic. Si è attivato lo Start Stop, perfetto, siamo pronti e partiamo a tavoletta. Oh, scatto impressionante, siamo a 70, 80, 85, 90. Che frenata! Impressionante, amici, impressionante. Si è attivato anche l'ABS, si è sentito lo stridio dei pneumatici. Bellissima l'accelerazione, la progressione impressionante. Il cambio delle marce è stato eccezionale. Avevo già provato questo cambio, me ne ero innamorato e adesso ricordo il motivo. La frenata poi è stata eccezionale, si è attivato come dicevo l'ABS, non abbiamo avuto assolutamente nessun tipo di sbandamento e frenavamo a secco da quasi 95 km/h. Fantastico. Parliamo adesso dell'allestimento, abbiamo davvero tutto, ovviamente i comandi al volante con le palette per il cambio sequenziale, abbiamo il cruscotto fantastico, ovviamente quasi tutto digitale, eccezione fatta per l'assegnazione del carburante e della temperatura del motore. Abbiamo anche la possibilità di impostare ad esempio il navigatore direttamente sul cruscotto per una questione di comodità, così possiamo, non dobbiamo mai distogliere lo sguardo dal centro della strada. Abbiamo poi, abbiamo parlato prima di tutti gli accessori di sicurezza, non ne riparliamo. Abbiamo ovviamente il climatizzatore automatico bizona, abbiamo il selettore di guida per tutte le modalità, da efficiente fino a dynamic. Abbiamo il display per gestire tutto l'infotainment, sia che si gestisce tramite la console centrale che abbiamo sempre a portata di mano. Ovviamente navigatore, Apple CarPlay, Android Auto, cambio automatico, Steptronic, abbiamo tutto. Potete scoprire comunque tutti gli altri optional dell'auto visionando l'annuncio sul nostro sito www.privacar.com, sezione San Cesario. E se volete ovviamente provare quest'auto fantastica, vi basterà contattarci ai numeri che trovate in sovraimpressione e fissare un appuntamento. Ciao!